In Italia sta andando in onda la sesta stagione del Nostro Piccolo Grande Amore, il docu-reality di Real Time che racconta le vicende di una coppia affetta da nanismo e dei suoi figli adottati durante le puntate già andate in onda in America con un ampio consenso. Questo è il momento in cui agli spettatori sarà presentata la piccola Zoe, la bimba indiana appena adottata da Bill e Jenny assisteranno alla battaglia di Jennifer Arnold contro il cancro, che dall'utero si è esteso ai polmoni. Ma quali sono le attuali condizioni di salute degli sposini più amati del piccolo schermo? Lo scorso aprile, Jennifer Arnold, in un'intervista rilasciata a HollywoodLife.com, ha dichiarato di essere finalmente libera dal tumore e di essere tornata in sé trovando la forza nei figli Zoe e Will e nel amore del marito Bill. Sto davvero bene. Sono ufficialmente libera dal cancro. Per i prossimi due anni dovrò fare dei controlli costanti, ogni mese, ma spero che la situazione resti questa. Finalmente sto recuperando energie ed è bello sentirmi di nuovo me stessa, ha dichiarato, spiegando i motivi che l'hanno spinta a parlare pubblicamente della sua malattia. È stata una dura decisione da prendere. Ci sono voluti un paio di mesi prima che io mi sentissi pronta a rendere pubblica la notizia della mia malattia. Ho saputo sin dall'inizio che sarebbe arrivato un momento in cui avrei dovuto parlarne apertamente, innanzitutto perché sarebbe stato un sollievo per me e poi perché volevo che la mia storia aiutasse altre persone che magari stanno vivendo la stessa esperienza. Sono un libro aperto. Perciò questo era solo un altro capitolo che ritenevo di dover condividere. Se, dunque, i fan di Bill e Jen hanno potuto tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni di salute dell'Arnold, si sono ritrovati poi a preoccuparsi per quelle del marito dopo che la stessa Jennifer ha chiesto ai suoi follower di fare gli auguri a Bill perché un intervento chirurgico, i cui dettagli non sono stati resi noti, andasse a buon fine. Tutto ciò che è stato divulgato è che l'operazione si è tenuta il 20 ottobre e Bill è stato trattenuto in ospedale più del dovuto, fino al 28 ottobre, quando Jennifer ha fatto sapere che Bill, che ha cinguettato ironico, meglio tardi che mai, era tornato a casa sulla in via di guarigione.